Grigi nel cuore. In collaborazione con Gruppo Finextra by Gollo Serramenti. Riducendo i profili e aumentando la superficie vetrata del 22%, le nostre finestre danno più luce ai tuoi ambienti. Gollo Serramenti. Produzione e showroom a Silvano Dorba. Serramentigollo.com. Amici sportivi, ben ritrovati a Grigi nel cuore, prima puntata del 2017, tante cose di cui parlare, il campionato sta per riprendere alle porte, affronteremo tutto questo con i nostri ospiti ovviamente, ma prima, come sempre, do il benvenuto ad Annalisa Pezzano. Buonasera Annalisa. Ciao Luca, buonasera a tutti. Io vi ricordo il nostro consueto appuntamento alla pagina Facebook Grigi nel cuore e su Twitter sempre citando Grigi nel cuore. Scriveteci numerosi come sempre. Sicuramente arriveranno tantissime domande per il presidente dei Grigi, Luca Di Masi. Bentornato presidente. Grazie mille, buonasera a tutti, forza Grigi. Benvenuto e bentornato anche a Fabrizio Pozzi, giornalista di Tutto Lega Pro. Sì, buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. E benvenuto anche a Sandro Bocchio, giornalista di Tutto Sport. Buonasera a tutti. Presidente Di Masi, iniziamo da lei, le vacanze sono finite, speriamo che si sia potuto rilassare anche un po' in questo periodo, perché ora insomma i ritmi riprendono frenetici di questo campionato. Cosa dire, facciamo un po' il punto su questa stagione che sta per riprendere, che ha dato veramente grosse soddisfazioni fino a questo momento. Sì, abbiamo concluso un bellissimo 2016, diciamo, perché effettivamente abbiamo avuto i primi sei mesi con la parentesi della Coppa Italia, che è stata una parentesi storica e bellissima e vissuta a pieno. E poi abbiamo ricominciato la stagione dal ritiro in poi con dei risultati meravigliosi, con 15 vittorie, 5 pareggi, una sola sconfitta, e devo dire che siamo ben concentrati, siamo riposati, io per primo, i ragazzi e tutto lo staff ci siamo riposati in maniera corretta per ripartire alla grande per questo 2017 che, come ho già detto e ribadisco, deve essere il nostro anno. Assolutamente, intanto le dico che a differenza dell'altra volta non c'è il video sorpresa, non abbiamo raccolto complici come sua moglie come l'altra volta. Fabrizio, in questo 2017 forse inizia anche con una nota un po' triste, se vogliamo, per la scomparsa di Alfredo Quaglia, certo, che è stato un simbolo vero di questi colori, però insomma bisogna partire con la giusta carica anche per ricordare un personaggio così importante della storia alessandrina. Sì, sì, beh, certo, questo è stato un lutto che ha colpito tutto il mondo sportivo alessandrino. L'immagine chiarissima di Alfredo Quaglia deve essere certamente ricordata nel migliore dei modi, magari onorando la sua memoria con un risultato che certamente possa entrare nella storia. Queste tre settimane, perché una sosta così lunga forse non eravamo ancora abituati a viverla nel campionato di Lega Pro, certamente ha fatto vivere in maniera molto significativa il momento del mercato. È inutile nascondersi dietro a un dito, perché l'Alessandria si è ritagliata uno spazio importantissimo nel panorama calcistico nazionale, quindi è ovvio che diventi anche protagonista del mercato, anche soltanto per l'accostamento dei nomi, non solo per le trattative concluse, perché non dimentichiamo che la squadra è stata costruita in maniera
pressoché perfetta, visti i risultati anche. Durante l'estate si è fatto tesoro di alcune esperienze passate e quindi adesso io ricordo molto chiaramente il direttore sportivo Magalini, lo stesso presidente, che hanno sempre parlato di aggiustamenti, di piccoli interventi con la prontezza di intervenire se dovesse capitare qualche occasione. Ecco, io sono convinto che questo è quello che avverrà. Che questo accadrà. Sandro Bocchio, tu che idea ti sei fatto di questa Alessandria? Poi torneremo ovviamente anche a approfondire il discorso mercato. Ecco, fino a questo momento una tua idea vista dall'esterno. Ma una squadra di personalità, innanzitutto. Si è visto, ho avuto l'occasione di venire a Mocagate delle prime partite, appunto, vesti di semplice appassionato e semplice tifoso, e devo dire che la prima cosa che mi ha colpito era proprio questa, la personalità che forse era mancata nella passata stagione, cioè una squadra che va in campo, sa che cosa vuole ottenere e lo ottiene. Per fare un paragone, è come vedi quando vedi giocare la Juventus in Serie A, una grande squadra nel suo campionato, va in campo e con un preciso obiettivo e gli uomini che hanno in mente quell'obiettivo da raggiungere. Questo è che secondo me che sta facendo la differenza finora. L'hai visto nelle situazioni in cui oggettivamente Alessandria era superiore all'avversaria, ma l'hai visto anche nelle situazioni che si sono rese complicate. Ecco, in qualche modo, penso appunto alla partita in trasferta a Roma, oppure altre trasferte che hai recuperato nel finale, ecco, questo è un segnale importante perché in passato certe partite non avresti raddrizzate. Quest'anno l'hai fatto, l'unica pecca è arrivata proprio purtroppo in chiusura di 2016, ma insomma contro il Livorno ci può stare. Cioè, un conto se tu appunto vai in male con medio basse, ma contro un'avversaria diretta che in quel momento lì comunque stava anche bene mentalmente e fisicamente, ci può stare una cosa di questo genere. Per cui ti ripeto, secondo me l'Alessandria rispetto al passato è proprio l'idea di una squadra costruita per raggiungere un obiettivo e che sa che deve raggiungerlo in tutte le sue componenti. Annalisa, andiamo a fare un po' un riepilogo, visto che sono passati tanti giorni dall'ultima partita, andiamo a fare un riepilogo dell'ultimo turno e della classifica e poi del prossimo turno. I risultati della 21esima giornata hanno visto Lucchese Olbia 1-1, Pro Piacenza Pistoiese 1-1, Lupa Roma Piacenza 1-1, a Gorgonzola Robur Siena batte Gian Erminio 3-2, Viterbese Tutto Cuoio 2-0, Prato Racing Roma 0-0, Arezzo Carrarese 2-1, Pontedera Como 2-2, Ameda Cremonese batte Renate 2-0, Livorno Alessandria 2-1. Per quanto riguarda la classifica, l'Alessandria in testa con 50 punti, seguita da Cremonese 45, Livorno 42, Arezzo 39, Lucchese Renate 32, Gian Erminio, Viterbese e Piacenza 30, Robur Siena e Como 29, Olbia 28, Pistoiese 25, Carrarese 22, Tutto Cuoio 21, Pontedera 20, Pro Piacenza 19, Lupa Roma 18, Prato 13, Racing Roma 12. Ricordiamo che Robur Siena e Pro Piacenza hanno una partita in meno. Il prossimo turno invece si giocherà domenica 22 gennaio e avremo Alessandria Lucchese, Olbia Pontedera, Pistoiese Prato, Piacenza Renate, Carrarese Livorno, Cremonese Pro Piacenza, Tutto Cuoio Lupa Roma, Robur Siena Arezzo, Como Gian Erminio, Racing Roma Viterbese. Ricordiamo la partita dei grigi domenica allo stadio Mocagatta alle ore 14.30 con la Lucchese, un turno che originariamente era previsto alle 20.30 per l'Alessandria, è stato anticipato alle 14.30. Ma ora andiamo a vedere un servizio di sintesi, insomma, dove eravamo rimasti fino a questo momento della stagione, guardiamolo insieme. Dove eravamo rimasti? Sono passati 18 giorni dalla trasferta dell'Alessandria Calcio sul campo del Livorno, coincisa poi con la prima sconfitta stagionale. Certamente è stato un peccato concludere il 2016 con un KO, ma i motivi per essere ottimisti ci sono tutti. Il primo è la classifica. Vettia solitaria a quota 50 punti con 5 lunghezze di vantaggio sulla Cremonese. Nessun'altra capolista in Lega Pro è andata così forte. Il secondo sono i numeri in attacco e in difesa. I grigi sono la squadra che ha subito meno reti di tutta la categoria, 15 in tutto, e quella che ne ha fatti di più nel girone A, ben 43 in 21 incontri, e seconda solo al Matera nell'intera Lega Pro.
A questi dati se ne aggiungono altri. La coppia Bocalon-Gonzalez conta 27 gol in due, 14 dei quali firmati dall'argentino e 13 dall'attaccante veneto. Si può quindi rafforzare ulteriormente una rosa già così competitiva. Il primo nome nuovo a disposizione di Mister Braglia è Luca Piana, difensore classe 94 proveniente dalla propria Cienza, che va a sostituire Matteo Fissore, partito in direzione Como. Mancano però ancora 2 settimane alla fine del mercato e l'attacco sembra essere il settore destinato all'inserimento di un nuovo tassello. In attesa di sviluppi sulla trattativa Evacuo, bomber esperto in promozioni, l'allenatore Piero Braglia può comunque godersi un gruppo solido, unito, e che finalmente rivede protagonista dopo oltre 2 mesi di assenza, Alessio Sestu, ala dalle qualità che poco hanno a che vedere con questa categoria. Cremonese e Livorno sono dunque avvisate, i grigi non mollano di un centimetro. Presidente Di Masi, partiamo dall'ultimo spunto del servizio. Intanto i nuovi acquisti sono due, perché uno è Piana e l'abbiamo già visto in azione, l'altro è Sestu. Sì, sicuramente sono anche tre, però sicuramente sarà Sestu perché ovviamente l'abbiamo visto nella prima parte di campionato, poi dopo purtroppo ha avuto un infortunio. Ha avuto i tempi corretti dell'infortunio e adesso a Livorno era disponibile e da adesso è assolutamente integrato col gruppo ed è pronto per dare il suo contributo. Ed è sicuramente un valore aggiunto. Ed è sicuramente un enorme valore aggiunto, perché è uno degli importanti acquisti che abbiamo fatto quest'estate, quindi senz'altro lo è. Poi, come dissi all'inizio del mercato, la volontà nostra era di riempire con un terzino destro la squadra, con un esterno d'attacco, perché essendo in 21 eravamo leggermente limitati, quindi mancava magari un giocatore per fare doppio ruolo in tutti, certo, in tutte le situazioni, di conseguenza un esterno d'attacco, perché noi ne abbiamo 3, quindi per fare 2 in ogni ruolo, e poi eventualmente qualche giocatore che ci chiedeva di essere sul mercato, perché magari ha avuto meno spazio nei primi 6 mesi, c'era la possibilità ovviamente di accontentarlo. Questo è avvenuto con Matteo Fissore, che ci ha chiesto che c'era la possibilità di andare a Como per potersi giocare qualche carta in più. Noi volentieri l'abbiamo passato al Como perché sapevamo che magari aveva meno chance di poter giocare, ed è un'ottima occasione per un nostro giocatore prestarlo al Como e magari avere anche più presenze nella squadra lariana. Anche Cottarelli sembra un altro nome. Cottarelli sicuramente è un giocatore che, avendo previsto un terzino destro, sicuramente sarà in uscita per poter lo far giocare maggiormente. E ci sono 2, 3, 4 squadre di Serie D interessate di vertice di campionato, dove ha sicuramente la possibilità di far valere le sue carte. Ci ha fatto vedere negli allenamenti quanto vale, è corretto che lo faccia vedere anche nei 90 minuti in campo. Un acquisto dell'ultima ora è Valerio Nava, che era un po' che è terzino destro dell'Atalanta. Lo possiamo andare per ufficiale, quindi. Assolutamente sì, era già con noi oggi pomeriggio al campo alla Michelin. Ed è un innesto molto importante, era in prestito 6 mesi, nei primi 6 mesi al Catania. Il Catania l'ha riportato all'Atalanta, l'Atalanta l'ha prestato a noi per 6 mesi con eventualmente una promessa di poterlo tenere nel caso in cui dovesse far bene, in cui dovessimo piacerci entrambi le parti, lui e noi e viceversa. Oltretutto è del 94, ricordiamo, quindi rientra ancora nella 94, categoria. 94, terzino destro, che gioca con ambipiedi, 1,91, un elemento molto interessante anche magari per giocarsela con Celiac, perché è corretto che entrambi abbiano la possibilità di poter giocare, di poter allenarsi, di poter dare la possibilità a Mister Braglia di scegliere, e quindi Valerio Nava sicuramente l'altro. Quindi il 70% del mercato di queste 3 scelte fondamentalmente, anzi, è stata fatta. L'esterno d'attacco ci stiamo lavorando con calma, senza fretta. Poi una cosa che è stata detta è quella che l'Alessandria ovviamente è una società ormai che deve stare attenta sul mercato, deve essere presente, i giocatori ci chiedono di venire all'Alessandria, non siamo più tanto noi che chiediamo quanto la volontà di qualunque giocatore appena c'è la possibilità di venire da noi e di proporsi da noi naturalmente. Certo. Noi siamo soddisfatti, è inutile dirlo, di tutti i nostri ragazzi con 50 punti nelle partite che abbiamo disputato, siamo felicissimi. Altri giocatori che hanno chiesto di andare via non ci sono stati. È uscita una notizia assolutamente corretta su un sito
di Legapu, un sito di marzio.com, certo, un sito l'ho annunciato di anche a Sky, giornalismo, sì, assolutamente, l'ho annunciato anche a Sky, che c'è stato un abboccamento, comunque un interessamento alle vacche. In verità l'interessamento non è da parte nostra, ma anche lì è stato, ci è stato proposto fondamentalmente, c'era la possibilità che forse era in uscita dal Parma e c'era la possibilità di avere il giocatore per 6 mesi, cosa che Alessandra non può non ascoltare, una proposta del genere, quindi abbiamo ascoltato la proposta, punto, fondamentalmente finita lì. Poi c'è stato un po' di scoop giornalistico cercando di, siccome noi non diamo solitamente moltissime notizie, quindi diamo un po' tutto sotto traccia, sì, da Gonzalez, sai, ai movimenti più importanti che abbiamo fatto, di provare probabilmente a tirare fuori lo scoop. Non mi è piaciuto tanto il fatto, non di Di Marzio che ha trovato l'abboccamento, magari la gente anche, certo, del giocatore gliel'avrà detto, comunque i canali sono naturalmente quelli, il fatto di creare uno scoop per forza dicendo il giorno domani viene a firmare Vacuo, oppure speriamo di vederlo un amichevole con Lumezzana al Moccagatta, cose assolutamente infondate, perché non c'è stata trattativa al di fuori della loro richiesta di poter venire da noi. Poi c'è stato il settore della Cremonese interessata, la Valina è interessata. A quel punto a tutti si sono agganciati. Noi siamo stracontenti dei nostri attaccanti, abbiamo 2 attaccanti con 27 gol che sono il secondo e il terzo capocannoniere, quindi migliori del nostro girone. Abbiamo un Marconi che quando entra e fa un grandissimo gruppo e quando entra in campo dà un grossissimo valore, come ha dimostrato l'ultima partita in casa. Abbiamo Fischnaller, abbiamo tutti gli altri esterni che ci stanno dando tantissimo, e la prima cosa ho sempre detto che è quella di non rovinare l'equilibrio del gruppo. Quindi è assolutamente una notizia che è corretto l'abboccamento che c'è stato, Magalini ha assolutamente sentito l'agente del giocatore ed è corretto che il giocatore probabilmente, da quanto abbiamo saputo, sempre da questa fonte qua, possa essere in uscita da Parma. Punto, poi è finita lì, l'abboccamento, sì, è finito lì, e l'Alessandra deve stare attento se un giocatore di questo genere è libero per poter capire che cosa si può fare. Finita lì, noi non stiamo cercando un attaccante fondamentalmente, quindi non è che Evacuo non c'è stato l'abboccamento giusto perché andrà in Serie B, di conseguenza stiamo cercando un'altra punta, assolutamente no, siamo felicissimi delle nostre punte, solo per un nome del genere, per una lunghezza di contratto del genere, potevamo ascoltare se ci si poteva sedere e trovare un accordo. In questo momento accordo non ci può essere, noi non siamo felicissimi dei nostri, non cerchiamo assolutamente un altro attaccante da poter sostituire qualcuno, perché siamo felicissimi i nostri 4 attaccanti centrali e stiamo benissimo così. È stato chiarissimo. Quindi questo è il sunto. Poi dopo, chiaro, sì, non attacco il giornalista in generale, assolutamente no, fa il suo lavoro, ci mancherebbe altro. Però cercare lo scoop assoluto dicendo il giorno dopo viene in sede, Vacuo e firma, ecco, questa è una cavolata, una cosa che non ci poteva essere scritta, ma non è corrispondente alla realtà. Certo. Mi spiace non tanto per la società, che non ha importanza, tanto per il tifoso che magari spera, non spera, dice la società si sta muovendo, poi magari non ce la fa. No, sinceramente c'è stato un abboccamento molto molto sottile e nulla di così ufficiale da poter venire a firmare a giorno. Sandro, dopo, tu credi che questa squadra si possa rafforzare, non tanto vada a rafforzare, ma si possa rafforzare già con queste basi che ha? Ma ne avevamo parlato quando mi avevi telefonato, che ero in redazione, sì, a Tutto Sport. Ti dico, parlando sempre dall'esterno, io ho avuto, appunto, mi diceva il presidente, l'impressione di un gruppo, innanzitutto, più che di una squadra. Cioè un gruppo lo vedi in azione quotidianamente, loro lo toccano con mano tutti i giorni, io lo vedo quando la squadra gioca, non è da tutti i giorni osservare un gruppo dopo un gol certe scene, cioè che dalla panchina partono tutti. Cioè, si vede proprio che c'è un gruppo, ripeto, che sa quello che vuole. Poi è giusto che l'Alessandria stia attenta al mercato. In questo momento è la squadra di riferimento in Lega Pro. È logico ed è normale che venga accostata a una trattativa importante, se c'è una trattativa importante. C'era questo malessere, malumore di Evacuo a Parma per essere un suo sottoutilizzo, è venuta fuori questa vicenda, secondo me è nella logica delle cose, viene in mente che è una squadra che può permettersi un giocatore di questo genere per gli obiettivi che ha, ti viene in mente l'Alessandria e poche altre in, certamente, Lega Pro. Sandro, ti devo interrompere un attimo, fermo, riprendiamo il discorso perché c'è molta carne al fuoco dopo la pubblicità. Fra 3 minuti Grigio nel cuore torna in diretta.
Ben ritrovati. Annalisa, abbiamo domande per i nostri ospiti? Sì, Luca, più che una domanda, un ringraziamento per il nostro presidente da parte di Francesco, che ringrazia per il regalo di Natale della trasferta a Cremona, che sarà pagata. Sì. Grazie Francesco, ci mancherebbe. Un gesto che mi faceva molto piacere fare per i tifosi che ci seguono sempre in tanti, sono convinto che sarebbero stati in tanti e saranno in tanti a prescindere dal fatto del regalo della trasferta o meno, però è un riconoscimento che mi fa piacere e credo che la trasferta di Cremona, che viene considerata ovviamente come una trasferta importante o più importante nelle prossime partite, possa essere una carovana di pullman da andare tutti insieme a tifare per i grigi, credo che sia una cosa carina da fare per i tifosi. Abbiamo poi invece una domanda per Pozzi e ci chiede Giovanni, è vero che Boccalone è stato cercato dall'Avellino? Allora, stavamo giusto parlando fuori onda con il presidente, il quale non può far altro che confermare il fatto che gli attaccanti di Alessandria abbiano certamente molto mercato e sicuramente l'Avellino sta lavorando per muovere qualcosa all'interno del suo attacco, il fatto stesso che siano interessati ad Evacuo per esempio è significativo, quindi è certamente possibile, io non ho la certezza, non ho nessuna conferma ufficiale di questo, la conferma ufficiale è che gli attaccanti di Alessandria hanno comunque molto mercato e non potrebbe essere altrimenti. E sono vere invece le voci di un possibile interessamento dei grigi per Iemmello? Non credo proprio. Questo anche perché c'è il discorso che era già stato esattamente in due club. Innanzitutto è già stato tesserato per due club, ha già giocato in due club e quindi non potrebbe giocare in un terzo. È sicuramente fantamercato, questo bello, accattivante e forse rientra un po' in quel gioco che si diceva prima, cioè il fatto che il nome dell'Alessandria ormai è, come giustamente ha detto Sandro in precedenza, di questo bisogna dar merito al lavoro fatto dalla società, è un punto di riferimento in Lega Pro. Insomma, io credo anche giustamente le voci che si sono fatte di Boccalone, per esempio, si sono scatenate dopo il discorso Evacuo, quindi vabbè, allora tu voi prendete questo, allora quell'altro vada, insomma è un po' il gioco del mercato, ma io trovo veramente impossibile, Sandro, anche che l'Alessandria possa pensare di privarsi di un attaccante del genere a metà stagione. Assolutamente, anche perché torniamo al discorso di prima, cioè dicevamo che il reparto offensivo d'Alessandria è estremamente equilibrato ed estremamente completo perché ogni singolo giocatore ha delle caratteristiche ben precise che possono essere adoperate a seconda delle partite e di come si sviluppa un match. Non dai via cuor leggero a un giocatore di questo genere, soprattutto nel momento in cui ti trovi in questa situazione di classifica con una prospettiva molto importante davanti a te. Cioè, uno come Boccalone, o veramente viene uno e ti dice ti do un sacco di soldi, ma non è questo secondo me lo spirito del mercato delle Lega Pro. In questo momento l'Alessandria, come dicevi tu nell'introduzione, la bravura è stata aver fatto tutto in estate, hai costruito questa macchina, adesso l'unica cosa che devi fare è perfezionarla. Ovvio, se ti capita appunto l'occasione, sono sicuro che l'Alessandria è una società tale per cui può permettersi, però adesso toccando tutto quello che toccare diventa già più un lavoro di prospettiva che deve presente secondo me. Abbiamo al telefono per parlare anche di mercato, ma per fare un po' il punto di questa stagione, Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport. Ben ritrovato Nicolò. Buonasera, buonasera naturalmente a te, a tutti i tuoi ospiti, a tutti i telespettatori. Ecco, intanto poi chiedo alla regia di mandare le immagini dell'amichevole contro il Lumezzane di domenica mentre parliamo. Nicolò, che bilancio possiamo fare fino a questo momento della stagione? I pronostici sono stati finora rispettati? Sono questi i veri valori del girone A? Penso proprio di sì, insomma alla fine le tre squadre che erano maggiormente accreditate all'inizio stagione, ovvero Alessandria, Cremonese e Livorno, con dei percorsi differenti però stanno occupando le prime tre posizioni, dietro ci sono sicuramente delle outsider, delle formazioni molto interessanti come l'Arezzo, però credo che insomma le prime tre abbiano qualcosa in più, il Livorno sicuramente ha avuto un inizio difficoltoso e poi è uscito alla distanza, Alessandria e Cremonese hanno dato vita a questo bel duello con l'Alessandria insomma che al di là dell'ultima partita ha avuto una marcia di fatto
strepitosa, insomma, un percorso netto, una squadra costruita secondo me in maniera ottima in estate, insomma, dal presidente Di Masi, dal direttore sportivo Magalini, che hanno davvero costruito una corazzata per la categoria, affidandosi poi a un vecchio lupo di mare come Pierino Braglia, che insomma è abituato poi a vincere i campionati, ne ha ottenute già diverse di promozioni, e quindi insomma un Alessandria che al di là dell'ultima gara di Livorno ha dimostrato di avere davvero le carte in regola per arrivare fino alla fine. E il Livorno credi sia definitivamente rientrato nella lotta per il primato? Insomma, sicuramente può coltivare ancora delle speranze, il campionato è lungo, però è vero anche che quando devi rincorrere non puoi più sbagliare, è vero anche che so che la vittoria con l'Alessandria ha dato entusiasmo al presidente Spinelli e al direttore sportivo Ceravolo, perché ci parlavo proprio oggi, mi hanno detto che prenderanno due giocatori importanti, quindi sicuramente il Livorno è intenzionato a rinforzarsi, è vero anche che però insomma comunque ha diversi punti da recuperare, davanti vanno forte, perché poi sì, Alessandro sta facendo un percorso straordinario, ma è vero anche che la Cremonese negli altri gironi per i punti che ha fatto sarebbe prima, quindi comunque vero. Veramente nel girone A le prime stanno andando a dei ritmi vertiginosi. Parlando appunto, ne abbiamo parlato prima con gli ospiti in studio anche di mercato, tu dicevi il Livorno vuole fare degli acquisti, l'ha detto Spinelli, Bruccini sembra molto molto vicino, che è un giocatore appunto della Lucchese che sta smobilitando, diciamo così, perché la società davvero... Sì, questo però non dito ad Alderisi, perché ho parlato con il mister, lui non è molto contento di queste manovre societarie, quindi c'è un clima immaginiamo in ebollizione a Lucca, perché ha già dato via Terrani. C'è Forte che potrebbe andare via, partisse anche Bruccini, insomma il clima con Dermacu pure che ha delle offerte, insomma non è proprio serenissimo il clima in casa rossonera. Assolutamente, anche perché sarà il prossimo avversario dei grigi e tra poco avremo anche in collegamento telefonico un collega di Lucca che ci spiegherà bene questa situazione. Nicolò, in studio con noi c'è il presidente Luca Di Masi, sono sicuro che hai pronta una domanda per lui. Vabbè, innanzitutto saluto il presidente, gli faccio i miei complimenti perché insomma per l'ennesimo anno ha effettuato investimenti importanti e sta comunque ottenendo dei grandi risultati, quindi merita assolutamente i complimenti al di là di tutto. E poi vabbè, approfitto per chiedere qualcosina di mercato perché insomma si parla di un possibile innesto come per un terzino, si parla di Nava del Catania, è stato che seguito da Boniotti del Padova e poi soprattutto l'attacco, si parlava di questa ciliegina e Vapo, oggi c'è stato un inserimento anche dell'Avellino, com'è la situazione, visto che il Parma non sta dando la buona uscita al giocatore che per il momento non si libera da Parma, però è vero anche che insomma le trattative vanno avanti, se ci racconta un po' cosa sta portando avanti insieme al direttore sportivo Magalini e se c'è da attendersi magari insomma un colpetto come è abituato sinora chi segue il mercato, naturalmente tutti i tifosi grigi. Buonasera Nicolò, grazie per i complimenti intanto. Allora, Nava è ufficiale come terzino destro, l'abbiamo acquistato, oggi era già con noi al campo d'allenamento, quindi è un acquisto fatto. Per quanto riguarda davanti, appunto, non siamo alla ricerca di una punta centrale, ci hanno offerto Evacuo, abbiamo ascoltato e continueremo ad ascoltare, nel senso che comunque l'Alessandra deve stare attenta sul mercato. E per quanto potremmo cercare ancora un under come esterno d'attacco, essendo in tre, quindi per un doppio ruolo, andare a quattro, abbiamo due o tre nomi sul taccuino e nei prossimi giorni vedremo di affondare. Tutto qua, il mercato, diciamo che il 70% buono è stato fatto, era un mercato di integrazione, però siamo convinti di aver preso già due ragazzi comunque che ci daranno tanto da qua a fine stagione. Nicolò, invece la diretta rivale, quella più vicina all'Alessandria, la Cremonese, secondo te come si sta muovendo, in che direzione si sta muovendo? No, si sta muovendo soprattutto in questo momento in fase difensiva, perché insomma ha bloccato Bastrini, sta lavorando anche su altre situazioni come centrali, ci sono stati dei contatti per Cosenza, del Lecce e per Migliorini. Adesso ha preso un giovane interessante che stava facendo bene in Portogallo, che era Redolfi, che era l'Olanense, quindi sicuramente sta andando a puntellare anche lei l'organico, chiaramente poi sono squadre che stanno facendo bene, quindi è difficile ed è normale che sia così aspettarsi delle rivoluzioni o andare ad inserire troppi giocatori importanti, perché poi c'è il rischio anche di un sovraffollamento, le squadre sono forti, si va, come diceva appunto il presidente, a puntellare, a cesellare l'organico laddove magari insomma può servire un'alternativa, un ricambio in più, perché comunque insomma quest'anno il campionato
di Lega Pro è lunghissimo e poi eventualmente insomma ci sarà anche una appendice mai così lunga e profonda come quella dei playoff, quindi è chiaro che tutte le squadre vanno sicuramente a rendere ancora più profondo l'organico, quindi un po' questo. Il Livorno, diciamo, nel girone A che sembra un pochino che possa esplodere qualche petardo, se vogliamo, qualche botto di mercato, perché al di là di Bruccini insomma sta trattando anche altri elementi. Nicolò, ti ringraziamo per essere stato con noi e insomma dai, ci risentiamo prima della fine del campionato sicuramente. Assolutamente, sempre un piacere, naturalmente saluto te in studio, saluto nuovamente il presidente, insomma tutti i telespettatori. A presto Nicolò. Fabrizio, intanto proviamo a fare un ragionamento, visto che si è parlato di punte in questi giorni, il presidente ha detto ma noi cerchiamo un esterno. Secondo te il discorso punta è davvero da mettere da parte oppure tu hai un'idea particolare su chi possa essere il profilo dell'esterno cercato dalla società? Beh, sicuramente un esterno d'attacco che possa integrarsi con quelli che già ci sono, con Iocolano, con Marras e con Sestu. Mi pare di avere capito che sia un giovane, quindi sì, un giocatore nato dal 1 gennaio del 94 in avanti. Io penso che debba essere un giocatore che abbia certamente più attitudine offensiva, che sia in grado di giocare su entrambi i fronti dell'attacco, in modo da rendere intercambiabile la sua posizione, esattamente un po' come accade per Sestu. Che sia magari un pochino più prolifico rispetto allo stesso Sestu, che in effetti in carriera non ha mai segnato particolarmente. Sì, è più giocatore da ala pura, magari, esatto, o rifinitore, ma non da finalizzatore. Esatto. Io credo che l'idea dell'allenatore sia stata chiaramente espressa alla società. L'allenatore ha delle conoscenze che ovviamente noi non possiamo avere per quanto riguarda il gruppo, per quanto riguarda pregi e difetti di questa squadra, quindi il confronto dalla quale è scaturito il mercato estivo certamente prosegue costantemente, e io sono certo che chiunque possa arrivare, questi due arrivi in effetti non sono da sottovalutare. Lo stesso Nava, voglio dire, è reduce da una promozione. Lo scorso anno lui era al Cittadella e ha presenze anche in B. Ha giocato anche in Serie B. È un giocatore certamente di categoria, certamente in grado di giocarsi il posto con un titolare fisso come Celiac. E quindi il profilo credo che possa essere in questo tipo di identikit. Sandro, ti faccio magari un nome. Anche qualche mese fa, qualche settimana fa, circolava il nome, se si pensa a un'ala del 94, si pensava a quel giocatore che è Yallow, per esempio, l'anno scorso al Cittadella, che ha fatto benissimo, però si è sempre parlato un po' fantamercato, ecco questo. Però secondo te hai un profilo in mente, non so, che possa avvicinarsi all'Alessandria? Guarda, francamente non so dirtelo così, perché appunto mi muovo su mercati quando, ti ripeto, faccio da 20 anni, ma appunto ormai siamo orientati sulla Serie A, ti assicuro che seguire... Era appunto per quello che ho detto Yallo, perché gioca attualmente tesserato per il Chievo. Assolutamente, però guarda, secondo me devi andare a pescare un profilo tipo Nava, cioè un ragazzo che arrivi da una realtà importante come quella dell'Atalanta, cioè che sono ragazzi che sono già cresciuti con un certo modo di pensare, con una certa... Devi prendere gente abituata a vincere, come hai fatto appunto con Nava, gente che ti aiuti a rendere ancora più vincente questa squadra, perché la mentalità è fondamentale in questo senso. Allora tu hai bisogno di un giocatore di questo tipo, non solo di avere un giocatore, anche che sappia integrarsi in una nuova realtà, perché appunto, per esempio, ripeto, a me è impressionato tantissimo Gonzalez per come si è andato a inserire nella realtà della Lega Pro e dell'Alessandria, ma non solo lui, penso anche al centrocampo, sì, appunto, Cazzola, Gozzi, Piccolo. Hai bisogno
bisogno di un profilo di questo tipo, di un giocatore che sia tecnicamente quello che serve all'allenatore e che sia professionalmente quello che serve al gruppo. Presidente, è d'accordo, cioè secondo me è un discorso molto giusto pensare a giocatori che abbiano quello, anche come mentalità, quello scatto che faccia già pensare a, di essere un giocatore abituato a vincere. Sì, assolutamente sì. L'identikit diciamo che sicuramente sarà, non essendo un under, non un giocatore uscito direttamente da una primavera, ma con già presenze almeno in Lega Pro, se non qualche presenza in Serie B, ma comunque un giocatore già abituato a giocare su, a certi, davanti a certi palcoscenici e a certi livelli. Questa è la cosa fondamentale, certo. Perché è uscito direttamente dalla primavera, poi a gennaio non è che non è l'identikit che cerchiamo, certo. Uno deve essere pronto per poter giocare e dare il suo apporto importante per questi 3 mesi e mezzo, poi alla fine, che si spera che manchino a fine del campionato. Diciamo che comunque si sta pensando ora solo ai prossimi 6 mesi, proprio perché comunque sì. Anche il discorso su certi giocatori che venivano accostati, sì, come Evako, si pensava ma lui vorrebbe magari più, ma lei ha detto bisogna pensare ai prossimi 6 mesi. Evako si poteva ascoltare, giusto perché ci hanno proposto il fatto di un contratto eventualmente per 6 mesi. Noi stiamo benissimo così, e ripeto, davanti stiamo benissimo così, ma è assolutamente inutile andare a vedere il prossimo anno saremo dove saremo. No, abbiamo un obiettivo importantissimo, dobbiamo vincere adesso. Ora. E di conseguenza l'obiettivo è assolutamente quello di ragionare per questi 3 mesi e mezzo che mancano a fine campionato e non più in là, quindi assolutamente... Corretto, ragionare diciamo dal punto di vista della rosa nel brevissimo, esatto, periodo. Giocatori che abbiamo più a contratto più lungo, abbiamo già pensato alle varie categorie. Certo. In questo momento, nel mercato di gennaio, dobbiamo pensare a questi 3 mesi e mezzo che mancano. Assolutamente. Devo dare la linea nuovamente alla pubblicità. Grigi nel cuore torna fra 3 minuti. Ben ritrovati in studio. Annalisa, ci sono domande per il presidente Di Masi? Sì, è una domanda da parte di Mauro che chiede se pensava che la squadra risultasse così forte e se è preoccupato del calo fisico delle ultime partite. Già sorrido. No, la squadra, beh, ovviamente uno imposta una squadra, costruisce una squadra in estate e si augura che possa essere così forte. Determinati individui eravamo convinti che ci potessero dare un valore aggiunto importante rispetto anche all'altro anno e che crescessero ancora rispetto all'altro anno tanti altri, e in effetti siamo molto contenti, però ci auguravamo che potessero ottenere dei grandi risultati. Chiaro, su 21 partite una sconfitta e 15 vittorie, penso che anche il più ottimista di tifosi potesse magari non pensarlo, però siamo molto contenti, dobbiamo assolutamente continuare così. Il difficile naturalmente viene adesso. Calo fisico assolutamente no, non c'è stato neanche a Livorno, fondamentalmente, dove abbiamo costruito molto di più noi rispetto alla squadra Amaranto e potevamo tranquillamente pareggiare quella partita. Poi dopo ci sta episodi, dal palo interno alla parata del portiere sul tiro di Gonzales, a tantissimi episodi, ma poi ti ha fatto gli episodi ed è corretto, su 21 partite se ne può perdere tranquillamente una, e quindi anzi no, i ragazzi sono belli pimpanti, come lo sono stati in tutto il giorno d'andata, più le due del ritorno. Ha fatto un bellissimo ritiro di una settimana adesso, più questa settimana di allenamento, e sono belli carichi per riprendere alla grande questo proseguo di campionato. E invece Michele ci chiede qual è il giocatore che l'ha impressionata maggiormente fino adesso. Ai singoli non mi piace mai tantissimo parlarne. Banale dire Gonzales è un po' banale, nel senso che comunque le qualità umane di Gonzales potevo conoscerne meno rispetto alle qualità di giocatore, e ci sta dando tantissimo nello spogliatoio, ci sta dando tantissimo perché trascina i compagni in maniera anche silenziosa, però trascina con l'esempio anche negli allenamenti, quindi questo sicuramente. E poi tanti giocatori, ma da quelli veramente dell'altro anno che sono cresciuti tanto ai nuovi acquisti che magari potevo conoscere di meno. Non mi piace fare un nome perché sinceramente sono tanti che mi hanno stupito quest'anno e sono molto felice di averli in rosa nostra, e sono contento che siano con noi perché ci stanno dando tanto, ma non solo in quei 90 minuti della partita che tutti vedono, ma durante la settimana si respira un clima veramente bello. Fabrizio, non solo Gonzales, io credo che
veramente sia stata costruita una spina dorsale eccezionale, cioè quella proprio centrale, Gonzales Cazzola, la coppia Gozzi Piccolo, questi giocatori tutti insieme hanno fatto fare un salto di qualità incredibile. Sì, del resto sono giocatori che hanno un curriculum e un'esperienza che non possono non far fare un salto di qualità, giocatori che hanno giocato in Serie B, in Serie A, addirittura Piccolo ha giocato in Champions League, Gonzales lo abbiamo visto, lo conosciamo tutti. Direi che effettivamente la vera forza della squadra è stata rappresentata dalla spina dorsale, e questo credo possa essere un buon viatico per quello che sarà il secondo tempo della stagione, perché non dobbiamo dimenticare che l'Alessandria ha giocato un primo tempo meraviglioso, mettendo in scacco tutti gli avversari, ma c'è ancora il secondo tempo da giocare. Qui forse si sono un po' fatte tutte le illusioni di mercato, magari cercare quel giocatore che possa risolvere quelle partite che sono sul filo dell'equilibrio, che possa essere decisivo nello scontro diretto, che possa entrare dalla panchina e con la bacchetta magica risolvere la partita. Forse ecco, molto importante sarà la seconda fase del girone di ritorno, quando l'Alessandria avrà la possibilità di giocare molte partite in casa contro avversari di classifica medio-bassa e quindi che avranno anche delle esigenze importanti di classifica. E a proposito dell'inizio del secondo tempo della stagione, il prossimo avversario è la Lucchese. Abbiamo al telefono con noi Luca Tronchetti, giornalista del Tirreno, che segue appunto la Lucchese tra le altre. Buonasera, benvenuto Luca. Buonasera a voi e tutti i vostri ascoltatori. Luca, dunque, la Lucchese arriva a questa partita in classifica, insomma, non ci si può lamentare, ma la situazione societaria è veramente complessa. Beh, purtroppo se da un lato la squadra sta facendo il miglior campionato da quando è tornata in Lega Pro, dall'altro purtroppo abbiamo una situazione societaria molto complicata, e con un rischio di messa in liquidazione e con l'azionista di maggioranza che non ricapitalizzerà. Abbiamo un punto di penalizzazione e un altro presto ci verrà combinato. Quindi in questo momento oggettivamente pensare all'Alessandria cioè è difficile, e anche al di là del valore della squadra che sicuramente è costruita per vincere, che se la giocherà con Cremonese e Livorno, la Lucchese ha la testa altrove. Proprio stasera sono in partenza altri due giocatori minori, due rincalzi, però diciamo che da alcune settimane la rosa si sta smembrando, con Bruccini che è richiesto in maniera pesante da una concorrente diretta dell'Alessandria, l'unica squadra che ha battuto i grigi. Ora, forte invece la sua situazione è diversa perché è un giocatore in prestito, ma esatto. Anche lui comunque immagino ci sia mercato ovviamente su questo sì, giocatore sì. Che è capocannoniere. Sicuramente, anche se tutto passa dall'Inter, perché sarà la squadra che vuol prendersi forte, deve parlare prima con l'Inter e poi a quel punto informare anche la Lucchese. In questo momento il direttore sportivo Obedio, che ha fatto un lavoro egregio, anzi direi più che egregio, non ha avuto ancora notizie da parte della società meneghina. Quindi siamo ancora in attesa, ecco, di sapere qualche novità. Diciamo che il giocatore che ha visto di cessione imminente, forse non in questa settimana ma all'inizio della prossima, è appunto Bruccini, che è un elemento determinante per il centrocampo, uno che ha un rendimento altissimo. E la Lucchese, tra l'altro, ne parlavamo anche proprio insieme al telefono qualche giorno fa, non ha molti giocatori di proprietà, quindi purtroppo è anche difficile fare cassa. Sì, esatto, ha Bruccini che ha appunto un biennale, e poi il portiere Nobile, che è un ragazzo che sta facendo benissimo, un ragazzo preso da Obedio, dal Nordica, una squadra di Serie D, e che ha giocato 14 partite da titolare, tutte di grandissimo spessore, anche nella partita nel 29 contro l'Olbia ha fatto una parata fondamentale per evitare di finire KO. Presidente, è un giocatore che però è molto giovane, è un 96,
difficile scoprire bene il mercato, visto che appunto sono 15, 14, 15 partite che gioca con continuità, un po' poche, no? Per pensare che un portiere possa avere un mercato importante in categorie superiori. Certo. Presidente Di Masi, mentre intanto prima vedevamo le immagini della vittoriosa trasferta a Lucca, partita veramente è stata molto difficile quella dell'andata, è sempre brutto sentire comunque situazioni di questo tipo, purtroppo nel mondo del calcio sono all'ordine quasi del giorno in tutte le categorie, però insomma fa sempre male sentire un po' queste situazioni. No, sicuramente sì, assolutamente, perché comunque calcio è sempre complicato farlo, è difficile, si possono incorrere nella stessa stagione magari in dei problemi personali che magari uno non si aspetta, e poi ovviamente per quanto riguarda noi, poi in casa d'altri guardiamo poco, però ci sono comunque grandissimo rispetto per questa Lucchese che sicuramente non ha ancora smembrato la squadra per domenica, gli mancherà magari un giocatore e mezzo e di conseguenza è sempre la quinta forza del campionato e sarà comunque una partita complicata come le ultime 17, quindi l'affronteremo assolutamente con grandissima attenzione perché è una partita molto molto delicata. Ed è anche l'inizio di un vero e proprio tour de force, sì, che durerà fino alla trasferta, sì, di Cremona, proprio durerà seratissimo. Fino a maggio, perché sicuramente sì, tutte le partite ci hanno insegnato che saranno da affrontare una per volta nella stessa maniera, sia la trasferta di Cremona che la partita con la Lucchese, che la partita in casa con la Racing in Roma, per fare un esempio di una partita in cui abbiamo perso un paio di punti all'andata. Quindi adesso c'è questa e siamo concentratissimi su questa partita qua, che l'affronteremo appunto con grande rispetto per la Lucchese, a prescindere dai problemi che può avere a societari, perché è corretto e perché siamo fatti così. Luca Tronchetti, sì, grazie per essere stato con volevo soltanto, sì, dire una cosa, l'unica cosa positiva, che sì, quella legata all'orario. Mi sembra veramente assurdo che in Lega Pro in periodo invernale si giochino partite alle 20:30 con rischio nebbia, con rischio infortuni, quindi ben venga questo slittamento alle 14:30, sarebbe opportuno rivedere molto queste dinamiche, che sono dinamiche che allontanano i tifosi allo stadio e che rendono le partite spesso impraticabili. Assolutamente, è così. Luca Tronchetti, grazie mille per essere stato con noi, ci vediamo domenica al Mocagatta. Grazie a voi, crepi il lupo, diciamo che vinca il migliore, sperendi no, come diceva Rocco. A presto. Grazie. Facciamo un attimo un passo indietro adesso, perché abbiamo parlato tanto anche della trasferta di Livorno, prima sconfitta stagionale. Andiamo a rivedere le immagini di quella partita terminata appunto 2-1 per i toscani. L'Alessandria Calcio incappa nella prima sconfitta stagionale sul campo di un Livorno che riesce a imporsi per 2-1 in rimonta in questo big match di alta classifica. Piero Braglia schiera il consueto 4-4-2, scegliendo la formazione tipo con il solo Sestu non ancora disponibile. La prima occasione è per i padroni di casa, che al settimo vanno al tiro con Venitucci dalla distanza, ma la conclusione termina alta. La capolista risponde due minuti più tardi con Gonzales, che riceve da Barlocco e calcia a giro di sinistro senza però trovare la porta. Al quarto d'ora i grigi passano in vantaggio, Iocolano salta un uomo sulla sinistra e mette in mezzo, trovando Marras che di sinistro al volo mette dentro l'1-0. Secondo gol di stagione per l'alla genovese, migliore in campo dei suoi nella prima frazione, che rifinisce al meglio un contropiede ben orchestrato dai suoi. I toscani però non si abbattono e trovano il pareggio al 27esimo. Bella azione di Jelenic sulla destra. La palla finisce a Lambrughi che dalla sinistra mette in mezzo al volo per Cellini che di prima intenzione trafigge Vannucchi. 1-1 è tutto da rifare per gli ospiti, che fino a quel momento sembravano controllare il match. Al 31esimo Gonzales calcia una punizione che trova Mazzoni pronto alla respinta con i piedi. Sulla ribattuta Seljak spara alle stelle. Al 43esimo Marras sale nuovamente in cattedra, prima salta due uomini nello stretto e poi calcia con il mancino nell'angolino, ma Mazzoni devia in corner. Termina così sull'1-1 un primo tempo molto nervoso con due cartellini gialli per parte. A inizio ripresa i toscani completano la rimonta. Al 48esimo Jelinic mette in mezzo per Cellini che, scattato sul filo del fuorigioco, batte di testa Vannucchi firmando il 2-1. L'attaccante firma così la sua doppietta e il 10° gol personale in questo campionato. I Mandroni tornano in attacco alla ricerca del pari. Al 67esimo Gonzales riceve dal neo entrato Branca e calcia a giro, ma la sfera esce di un soffio alla destra di Mazzoni.
Nuova grande occasione al 69esimo, quando Barlocco crossa dalla sinistra trovando Boccalon, ma la sua incornata viene deviata sul palo da un miracoloso Mazzoni. Al 73esimo gli uomini di Foscarini sfiorano il 3-1 ancora con Cellini, che a tu per tu con Vannucchi lo salta, ma Piccolo torna in tempo e salva i suoi. All'80esimo Gonzales serve alla grande il neo entrato Fischnaller, che scaglia un gran destro verso la porta, ma Mazzoni respinge. Nel finale non accade più nulla e l'Alessandria perde così la sua prima gara in stagione. I grigi, in vantaggio ora dei 5 lunghezze in classifica sulla Cremonese, torneranno in campo domenica. Al Mocagatta arriva la Lucchese. Sandro Bocchio, rivedendo queste immagini anche a distanza di quasi 3 settimane, un po' a mente fredda, si capisce che è una partita che davvero poteva finire in ogni modo, perché l'Alessandria le occasioni le aveva avute, quindi non c'è bisogno di fare nessun tipo, diciamo, di allarmismo. No, lo diceva anche prima il Presidente, cioè non è stato né un calo fisico né un calo mentale, immagino io, calo perché appunto l'Alessandria comunque, come si è visto nell'immagine, ha costruito fino a... l'ultimo istante ha provato a recuperare il pareggio. Certo, prendere un gol, forse il secondo gol è proprio quello più brutto da vedere, perché non c'era soltanto Cellini, c'era parecchi giocatori di Livorno liberi, ecco, e evitare queste cose, ma secondo me questi sono particolari su cui Braglia avrà lavorato in questi giorni, anche perché comunque, come accennavate prima, adesso è la Lucchese, soprattutto fino a metà febbraio ha una serie di partite fondamentali per decidere il campionato. Il Presidente dice speriamo di festeggiare a maggio, secondo me se tu passi già queste partite indegne, che arrivano fino a Cremona, perché appunto hai la trasferta ad Arezzo, hai Piacenza in casa, hai Como che non è messo benissimo in classifica ma è sempre una trasferta complicata, e infine hai il big match con la Cremonese, ecco, se tu passi indenne queste partite, se tu le passi indenne non mi piace dirlo, torniamo al discorso di prima, se tu le passi appunto con la forza che hai avuto nella prima parte del campionato, dai un segnale ben preciso al resto delle squadre e soprattutto rafforzi una classifica che da bella può diventare bellissima. Il Presidente Di Masi, tornando un attimo alla telefonata, il collega Luca Tronchetti ha fatto una giusta osservazione, meno male che è stato anticipato il turno alle 14.30 con la Lucchese, sì. Insomma è una questione che sta molto a cuore giustamente ai tifosi, certo. Ci sono stati tanti spostamenti in queste settimane. Sì, no, sicuramente sì, devo dire che a parte che c'è molta flessibilità, però già quest'anno con il ritorno a 60 squadre già si sono programmate le partite di 3 mesi in 3 mesi, che solitamente era in 2 settimane ed era molto complicato. Le partite in 3 mesi in 3 mesi naturalmente sono state organizzate con orari a seconda di gironi. È chiaro che anche per Sportube non si mette solo le partite delle 2:30 al sud, perché ci sarebbe solo una fascia oraria. È chiaro che però alle 20:30 all'Alessandria, in questi giorni abbiamo visto che è quasi sempre ghiacciati sono i campi, di conseguenza la richiesta con la possibilità di mettersi d'accordo con la squadra avversaria è stato fatto con la Lucchese. Abbiamo anche Piacenza e anche Tutto Cuoio, che sono le prossime 2 partite in casa. Abbiamo la partita alle 20:30, sicuramente ci sarà la richiesta alle 14:30, certo, da parte nostra, e sicuramente sì, le società toscane sono più contente di tornare alle 2 di notte a casa, ma prima e poi soprattutto di giocare, perché è troppo importante poter giocare rispetto a dover rinviare una partita. Col Siena abbiamo già avuto un'esperienza negativa di nebbia che, vero, fortunatamente è stata finita la partita, anche perché il risultato effettivamente era abbastanza compromesso, di conseguenza sarebbe stato complicato bloccarla 10 minuti un quarto d'ora dalla fine, però io 1 o 2 gol non l'ho visto tanto bene. Ma nessuno ha visto quei 2 gol, perché io credo che l'abbiano visti solo i tifosi del Siena, che erano, sì, proprio lì, e i giocatori stessi che magari li hanno fatti, perché comunque Gonzales e Boccalon li hanno visti davvero solo, sì, loro quei gol. Fabrizio, per chiudere l'ultima battuta prima della pubblicità, davvero passato l'inverno è la fase più dura, non parlo climaticamente ma proprio di calendario. Sì, il calendario già all'andata però appariva in salita, eppure proprio nella prima fase che l'Alessandria ha costruito molto bene il suo vantaggio. Ripeto,
Certamente è importante questo momento, è ovvio che mantenere le distanze rispetto alle inseguitrici sarebbe un grandissimo passo avanti, certamente risulta anche molto importante poi la seconda fase, quella dove, giustamente ha citato prima il Presidente, ci saranno partite in casa tipo quella contro la Racing Roma che non sono assolutamente scontate. Da sottovalutare. Linea alla pubblicità e poi torniamo di nuovo qui. Ben ritrovati in studio. Annalisa, ci sono domande per i nostri ospiti? Abbiamo una domanda per il Presidente. Innanzitutto Anna ci fa i complimenti per il progetto del Mocagatta e ci chiede se il nuovo parterre avrà dei prezzi accessibili. Grazie per i complimenti. Beh, sicuramente ci sarà un restyling di tutto lo stadio, quindi da partire dal rettilineo che verrà totalmente tirato giù e rifatto con una fila in più e sarà sollevata la prima fila vicino al campo, finalmente i servizi igienici della Nord effettivamente ci saranno perché i bagni chimici effettivamente non si possono vedere e poi all'interno ci saranno un paio di strutture per merchandising che in questo momento è all'esterno e un bar interno che in questo momento è all'esterno. Poi una rivoluzione discreta saranno quella dei parterri, ci sarà una pitch view. La pitch view è un settore direttamente a ridosso del campo, vicino direttamente alle panchine, di conseguenza una visibilità ottima. Per i prezzi devo dire che adesso ancora non abbiamo studiato bene i vari settori, perché effettivamente ci saranno, poi dipende sempre dalla categoria, ma a prescindere dalla categoria bisognerà vedere anche sulla tribuna, perché magari sulla tribuna più esterna ci saranno delle possibilità maggiori per trasferire magari qualche persona che vuole anche il tetto sulla testa, perché ovviamente a rettilineo sì. Ci sarà la predisposizione, ma per il momento non è previsto di coprirlo, per i costi anche grandi che ci sarebbero. Però c'è una restyling di tutto lo stadio, quindi poi i prezzi si vedranno, però sicuramente c'è una fruibilità e un andare allo stadio diverso da quello che può essere stato fino ad ora. E si cerca assolutamente, la prima idea è quella di poter dare un accesso migliore, una possibilità di vedere meglio la partita per tutti i tifosi nostri. Per tutti i tifosi e anche le dette ai lavori, mi viene da dire, perché sicuramente riguarda veramente tutti. E che segnale è questa, la convenzione, la concessione da parte del Comune fino al 2027? Perché pensare 11 anni, un arco di 11 anni nel calcio moderno, spesso calcio contemporaneo, è spesso molto difficile pensare anche magari alla settimana successiva. 11 anni sono tanti e segno proprio di un legame fortissimo. Sì, beh, i tempi per la convenzione sono stati leggermente lunghi, nel senso che ovviamente pubblico e privato poi quando si parlano dilungano un po' i tempi, però poi alla fine siamo arrivati a un'ottima convenzione che è 11-12 anni ed è effettivamente, quando sono arrivato alla presentazione mia, ho detto che era un progetto pluridecennale e questo lo dimostra ancora di più se qualcuno non ci credeva, perché comunque è quello che uno voglio fare fondamentalmente dal primo giorno di presidenza, perché sono convinto che ci sia sono tifosissimo di questa squadra e sono convinto che ci possano essere dei progetti da fare per migliorare il tutto. Lo stadio sicuramente è una di quelle delle cose principali per poter andare a vedere uno spettacolo ancora migliore, per poterselo godere in maniera ancora migliore. Per adesso la squadra è stata allestita per essere vincente e cercheremo di continuare ad esserlo. Chiaro, in una categoria superiore sarebbe tutta un'altra cosa. Certamente. Sandro Bocchio, tu che idea ti sei fatto di questo progetto? Bello, infatti è stato divertente che ne stavamo parlando nella pausa pubblicitaria, la domanda è arrivata conseguente. Io ho girato e giro parecchio per gli stadi, ne ho visti bellissimi in giro per il mondo, io sono ancora una volta che mi è capitato di stare a Dortmund, vedere quello stadio è una cosa impressionante, ma anche quando sono andato in Sudafrica per il mondiale, nella stessa Ucraina hanno fatto degli stadi fantastici per l'europeo. In Italia abbiamo sempre avuto questo enorme palla al piede, li conosco tutti gli stadi italiani, la Juventus è una cosa a sé,
Io ad Alessandria ci vengo da tifoso, poi comunque la partita la vedi bene dal mio punto di vista. Cesena e Marassi sono altri due posti fantastici per vedere le partite. Marassi non sa dove parcheggiare l'auto. Vero. Palermo c'è una situazione dei servizi igienici spaventosa. Bari non capisci cosa sta succedendo in campo. All'Olimpico ti salvi perché ci sono i monitor. Cioè è una situazione in cui... parlavo appunto l'altro giorno con il presidente Abodi, il presidente della Lega Serie B, diceva: noi dobbiamo fare in modo che la gente torni allo stadio, dobbiamo lavorare per questo, sennò che calcio sarebbe senza la gente allo stadio? E allora il progetto di Alessandria deve per forza andare in questo senso. Siamo tutti legati, siamo cagata per uno per più svariati motivi, ma ci vuole anche un impianto in grado di accogliere la gente, in grado di offrire uno spettacolo importante. Per esempio Cesena è bellissimo, hanno tolto le separazioni, barriere, e tu vai lì e proprio senti, sei sul campo, è una cosa bella, e se il tifoso è educato, questa è una cosa importante anche per il giocatore stesso, senza appunto riempirsi la bocca di Inghilterra, loro hanno stati fantastici, hanno una percentuale di riempimenti in Germania spaventosa, perché la gente è invogliata ad andare allo stadio, perché comunque sa dove parcheggiare l'auto, sai dove, come arrivarci con i mezzi, cioè a Wembley ci arrivi con la metropolitana, al vecchio Ibro, lo stadio nuovo Arsenal c'è con la metropolitana, al stadio del Chelsea ci arrivi, all'Anza Arena ci arrivi con i mezzi pubblici. Deve essere questo. Per esempio, anche a me dico, fa veramente ridere, lo dico ripeto da esterno, quando gioca l'Alessandria vedi che c'è il traffico bloccato e nella tribuna ospite, nel settore ospite ci sono zero persone. Cioè devi pensare anche a queste cose qua, che con uno stato di cittadino come Moccagatta vanno a incidere sulla città, anche a chi non interessa il calcio. Quindi benvenga un progetto di questo genere, che come diceva appunto accennato tu e come diceva il Presidente, un ulteriore legame tra la società e la città, tra la squadra e la città. E Fabrizio, tu invece che idea ti sei fatto? Insomma, davvero qualcosa di molto interessante. Notevole, veramente interessante il progetto di ristrutturazione, soprattutto tenendo conto anche di tutti i vincoli che sono gravano, certo, sull'impianto, e quindi certamente un plauso alla società e una curiosità. Lei in quale posto poi andrà a sedere? No, è una curiosità interessante. Non lo so, sinceramente. Ho Vedremo. Il mio posto in tribuna centrale in questo momento. La pitch view, attira molto. Sì, quindi bisognerà provare. Perché sì, la prova in pitch view bisognerà farla. L'ho fatta a Bergamo, una partita vittoriosa, bella, sotto la pioggia. Quindi molto piacevole. Se porta bene, ovviamente, quello sicuramente. Ci sono tante chicche nello stadio nuovo, una per esempio nel rettilineo, le barriere, perché se devo parlare santo di barriere, saranno bassissime, sono un metro rispetto ad adesso, sono dimezzate, sì, quindi proprio vedere direttamente il giocatore senza reti, come in curva nord è stato fatto, e avevo tolto due o tre anni fa le barriere, la rete fondamentalmente, qua invece ancora le barriere saranno ancora più basse, quindi da una parte praticamente sul campo, dalla parte della pitch view senza barriere, quindi sicuramente una fruibilità diversa, una responsabilità, responsabilizzare naturalmente i tifosi, che comunque lo sono già, perché sono assolutamente dei tifosi che stanno comprando benissimo, di conseguenza meritano secondo me di vedere uno spettacolo ancora meglio. E non mi stancherò mai di dirlo, l'ho detto nelle scorse puntate, anche un salto di qualità per il pubblico disabile. Sì, indubbiamente, perché comunque l'abbassamento delle barriere, non mi stancherò mai di dirlo, anche certo, perché il pubblico ce lo chiede, mi scrive anche per chiedermelo, e quindi col presidente qua possiamo assolutamente confermare che questo avverrà. Assolutamente. Sandro, sempre per parlare di stadi, a proposito di squadre che ce la fanno, il Frosinone è un buon esempio, no? Perché comunque ci sono dei lavori che stanno per terminare, mi sembra aver capito così, nello stadio nuovo, e sembra davvero un bel gioiellino. Sì, ma è un progetto su cui, ripeto, per esempio la Lega di Serie B ha puntato molto col progetto B Futura, loro hanno preso in carico diversi impianti, si sono posti come una piattaforma di servizio. Il primo cantiere importante, per esempio, loro hanno aperto a Cagliari, dove stanno rifacendo lo stadio, che a Sant'Elia veramente era una realtà che indisfacimento, assolutamente. Ascoli stanno, è una cosa tipo quello che succedevamo cagata, hanno già battuto la parte davanti alla tribuna e stanno costruendo. C'è una sensibilità verso questo tipo di
di impegno. Pensiamo a cos'è il Mapei Stadium, cosa come il Sassuolo, come lo stadio di Udine, adesso è uno stadio bellissimo, anche quello modellato sul tipo Borussia Dortmund. L'Atalanta anche lì era veramente uno stadio vecchio. Se il progetto di Alessandria va sul modello di quello delle Trete Azzurre d'Italia, diventa uno stadio bellissimo, perché quello dell'Atalanta adesso è uno stadio spettacolare. C'è bisogno di una cosa di questo genere, dove tu possa andare allo stadio, vedi la partita. Mi ricordo ancora quando a Vicenza c'era il palo, il famoso palo, tu eri in tribuna stampa, facevi, io sono stato anche al Vecchio Celeste a Messina, lì non c'era il palo, c'era una colonna enorme dove tu francamente era faticoso vedere le partite. Hai bisogno di una concezione nuova degli stadi. Non dico di arrivare, mi era capitato di fare una partita da nazionale a Ginevra, lì era fantastico, lì parcheggiare l'auto è praticamente impossibile, poi le tariffe sono spente, sono parcheggiate nel centro commerciale, che era di fianco allo stadio. E penso anche alle famiglie, c'è chi magari la tua signora ne frega niente del pallone, ti dice io vado allo stadio, tu vai al centro commerciale, ti fai le tue cose. L'importante è che non hai preso la multa. Esatto, no, assolutamente, no, soprattutto ero terrorizzato che chiudessero per una certa ora di tornare lì, andare al giorno dopo. Hai bisogno di progetti di questo tipo, appunto, tenendo conto di tutti i vincoli della situazione logistica, urbanistica della città. Se viene una cosa di questo genere ad Alessandria è un ulteriore salto di qualità. Per andare a rivedere un po' di immagini del Mokhagata, noi siamo ancora in debito con voi degli highlights della partita con la propria Cienza, perché il nostro programma Legione al Cuore era terminato nel 2016, proprio alla vigilia di quella partita. Andiamo a rinfrescarci la memoria e a rivedere quelle immagini. Inizia con una vittoria al girone di ritorno per l'Alessandria Calcio, che si impone al Mokhagata per 3-1 contro la propria Cienza. Mister Braglia propone il consueto 4-4-2, trovando una fascia di destra particolarmente ispirata. La prima occasione per i grigi è targata a Manuel Marras, quando al settimo costringe il portiere ad alzare in corner un velenoso tiro cross. Al dodicesimo Gozzi sfiora il vantaggio con un destro al volo da dentro l'area, ma un difensore riesce a salvare il risultato opponendosi con il corpo. Al quindicesimo i grigi passano, Riocolano batte rapidamente una punizione con la difesa avversaria ferma, Gonzales riceve e serve Bocalon, che di prima insacca per l'1-0. Sono ora 12 le reti in campionato dell'attaccante, che concretizza al meglio una bella idea dei propri compagni. È lo stesso Bocalon a trovare poi il raddoppio al 31esimo. Celia che scende sulla destra e crossa sul secondo palo ingannando Fumagalli con una traiettoria velenosa, e per il numero 24 è un gioco da ragazzi mettere dentro a porta vuota. Il bomber veneto sale così a quota 13, a una sola marcatura di distanza da Gonzales. Dopo un dominio totale dei padroni di casa, gli emiliani riescono ad accorciare le distanze a pochi secondi dal termine della prima frazione grazie a Sal, che risolve una mischia in area con un sinistro che batte Vannucchi. Troppo ferma la difesa in questa circostanza, che lascia spazio al forte difensore africano per il 2-1. Nella ripresa scorre un brivido lungo la schiena dei difensori locali quando al 60esimo Vannucchi esce in modo spericolato, riuscendo però a spazzare un pallone pericoloso. Un minuto dopo i piacentini vanno vicini al pari con un'incornata di Bazzoffia su cross di Cardin, che però termina a lato da ottima posizione. Al 65esimo la capolista va ancora a segno chiudendo la partita. Gran lancio di Gonzales per Iocolano, che serve Marconi, il quale realizza al volo con il destro. Si tratta del primo gol in campionato dell'ex Atalanta e secondo stagionale dopo il rigore segnato in Coppa Italia a Gorgonzola. Gonzales prova poi a fare tutto da solo all'84esimo, quando vince un rimpallo in area e va a concludere con il mancino, ma il palo gli nega il 4-1. Sul rimpallo Nico calcia poi addosso a un difensore. In pieno recupero Marconi sfiora la doppietta con un bel colpo di testa su cross di Celiac, che però termina a lato di un soffio. Di lì a poco l'arbitro fischia la fine e l'Alessandria può così festeggiare con un successo meritato l'inizio del girone di ritorno. Un buon risultato prima di una lunga serie di incontri diretti che terminerà solamente a fine febbraio. Era giusto farvi rivedere le immagini, anche se sono un po' datate, perché appunto non ve le avevamo ancora mostrate. Fabrizio, abbiamo qualche notizia anche di calciomercato, appunto da tutto Lega Pro, che viene anche da squadre dello stesso girone o magari dai, diciamo, dei top club degli altri gironi? Sì, no, appunto è forse interessante fare a 15 giorni dalla fine del mercato, quindi manca ancora parecchio, un po' il punto di quelli che sono già i movimenti ufficiali.
come quello quasi ufficiale, lo sarà domani, di Bastrini dal Catania alla Cremonese, oppure i due del Bassano che sono andati all'Arezzo come Cenetti e Barison, il Livorno che ha ingaggiato il difensore Franco prendendolo dalla Salernitana. Negli altri gironi interessante ovviamente i movimenti che ha fatto il Parma con Scozzarella, Edera e Munari, giocatori ovviamente che arrivano da categoria superiore, Munari arriva dal Cagliari come ben sappiamo, però la Reggiana, che è una delle squadre che lotta per salire. Per ora ha ingaggiato soltanto Genevieve, che è un centrocampista che arriva dal Lumezzane. Si è mosso bene anche il Venezia, che ha acquistato Zampano dal Crotone e Cacavallo dalla Salernitana. Nel girone C il Foggia ha preso Di Piazza dal Vicenza, la Juve Stabia ha preso Cutolo dalla Virtus Entella, il Catania ha preso Balzaneddu dal Venezia, proprio per sostituire un giocatore che è partito. Quindi, come vediamo, i movimenti di mercato sono certamente molto ancora quelli ufficiali, sì, certo. Le voci sono infinite. Un altro interessante lo ha fatto un colpo la Viterbese, che ha preso Jefferson che è ex Latina e Teramo. Quindi sarà interessante vedere cosa succederà da qui alla fine, però mi piace sottolineare questo perché è esattamente quello che ci si deve aspettare, cioè movimenti mirati, per esempio quelli che ha fatto il Padova con Berardocco, un centrocampista che arriva dalla San Benedettese, quindi una diretta concorrente, e poi l'arrivo di De Cenco dal Trapani, che molti avevano sperato in qualche modo potesse essere un nome che interessava anche l'Alessandria. Quindi la situazione direi che è assolutamente molto fluida, i soldi che girano sono certamente molto pochi, quindi molto probabilmente vedremo la corsa al deposito dell'ultimo contratto. Io sono stato al giorno di chiusura del calciomercato, è veramente incredibile la concitazione sì. di quegli ultimi minuti, come potrà anche confermare. Sicuramente, tra l'altro devo dare un aggiornamento, anche se al momento non è ancora ufficiale, visto che prima abbiamo fatto il nome di Iallo, è un giocatore che è molto vicino al Trapani, quindi esatto. Diamo anche questo aggiornamento, non è ufficiale, ma è comunque un aggiornamento per una squadra, il Trapani che comunque sta vivendo veramente una stagione disastrosa dopo il quasi sogno dell'anno scorso quando poteva andare in Serie A. Ultimo stacco pubblicitario, Grigi nel cuore torna fra 3 minuti. Ben ritrovati in studio. Annalisa, i risultati del settore giovanile? Sì, abbiamo Berretti, Gian Erminio, Alessandria 4-2, Under 17 2000-2001, Pro Piacenza, Alessandria 5-0, Under 15 2002, Pro Piacenza, Alessandria 1-2, Giovanissimi regionali professionisti 2003, Cremonese, Alessandria 1-6, Giovanissimi regionali fascia B professionisti 2004, Cremonese, Alessandria 4-4. Speriamo che questo 6-1 inflitto alla Cremonese a livello giovanile sia di buon auspicio. Presidente, è soddisfatto del lavoro che viene fatto giornalmente nel settore giovanile? Nell'ultima puntata, prima di Natale, abbiamo ospitato Nereo Mero sì. e ci ha raccontato del grande lavoro che sta facendo lui, un uomo di grande esperienza, viene dal Milan. È soddisfatto di questo operato all'interno del settore giovanile? Sono assolutamente soddisfatto, anche perché so benissimo quando abbiamo preso Nereo il progetto che ha, e quanto ci si può mettere per ottenere risultati. Stiamo spingendo dalle squadre più basse, dal fondo, in effetti, per un modo di gioco diverso. È chiaro che per i più grandi è più complicato apprendere immediatamente delle dottrine nuove, diciamo, o comunque si cerca di dare qualcosa di diverso. Quindi comunque sono assolutamente soddisfatto, stanno lavorando veramente tanto quotidianamente e penso che possano dare frutti importanti. Chiaro, con andare avanti del tempo e non guardando solo i risultati del sabato o della domenica, ma vedendo veramente il lavoro che sta facendo, il gioco che sta cercando di impostare, quello è fondamentale. Presento un breve ricordo, visto che domani scatta l'anniversario della trasferta di Spezia di Team Cup.
Un ricordo meraviglioso, perché effettivamente si giocano il podio, il primo posto Genova e Spezia per me, per come l'abbiamo ottenuta, per come l'abbiamo portata a casa. Spezia a 10 minuti dalla fine eravamo ancora sotto di 1-0 e quelle due meravigliose reti di Bocalon hanno portato alla semifinale contro il Milan. Devo dire, è stata una serata meravigliosa e la ricordo veramente con grandissimo orgoglio, e i ragazzi mi hanno fatto veramente vivere delle serate indimenticabili a tutti i tifosi, e l'anno 2016 è stato storico proprio per queste serate, quindi lo ricordo veramente con una grandissima gioia quella serata. Sandro, da giornalista e tifoso, che sensazioni hai avuto di quella cavalcata? Ero lì a farle le partite per il mio giornale. Da tifoso io ero più orientato sul campionato e quindi speravo che uscisse. Poi quando ho sentito gli insulti dei tifosi avversari, ho detto ma no, è meglio batterli, e soprattutto gli spezzini, erano stati poco simpatici. È stata una cosa incredibile, io non mi emoziono facilmente, ma vedere appunto della gente che in lacrime per quello che ha fatto l'Alessandria in quelle due partite, poi appunto il racconto, le immagini che vedevi della gente che aspettava la squadra in città, ecco, è stata una cosa unica che ha riportato Alessandria al centro dell'attenzione per qualcosa di positivo. Se cercavano i colleghi per farsi raccontare quello che stava capitando, a spiegare tutto, la genesi di questa nuova società, di quello che si stava facendo, è stato piacevole, soprattutto, e secondo me è stato anche importante per la società per capire come impostare quest'anno. Assolutamente. Fabrizio, anche per te immagino sia stato emozionante. Tra l'altro, se non ricordo male, nella puntata in cui sei stato ospite la prima volta, l'avevamo ricordato questa serata con Emanuele Dotto al telefono, insomma, grande storico giornalista Rai, c'eri tu ospite, se non ricordo male, c'era Bocalon, quindi hai avuto occasione. Lui è stato, per la partita di Spezia, è stato il vero protagonista, certamente sulla scorta di quelle emozioni, direi che ora... per il presidente, per la società, per la squadra, c'è il grande onere di dover portare avanti quello che è stato impostato in quelle meravigliose serate. E direi che il passaggio a questo punto può essere uno solo, continuare su questa strada anche in campionato, anche perché mi pare che quest'anno l'Alessandria in Coppa, né in Team Cup né in Coppa Italia sia più in corsa, quindi non ti sbagli, no, certo. Sì, ricordiamo, Coppa Italia è stata eliminata dal Perugia quest'estate al secondo turno, e in Coppa Italia di Lega Pro era uscita subito al primo turno nella trasferta con la Gian Erminio. Luca, ora chiederei al presidente di aggiungere il suo autografo sulla nostra maglia. Certamente. Quindi, presidente. Prego. Ecco, mettiamo qui davanti, qua, perché è giusto che sia ben visibile qui davanti a tutti. Ecco qua. Facciamo vedere Annalisa. Grazie, presidente. Facciamo vedere al pubblico a casa la firma del presidente Di Maggi, proprio centrale, centralissima. Noi siamo alle battute finali, siamo arrivati alla conclusione di questa prima puntata del 2017, saremo in vostra compagnia fino al termine della stagione. Intanto ringrazio Annalisa Pezzano. Grazie Luca, buonasera a tutti. E ringrazio il presidente Luca Di Masi per essere stato con noi. Tutti al Moca, mi raccomando, forza grigi sempre. E ringrazio anche Fabrizio Pozzi, giornalista di Tutto Lega Pro. Grazie a voi e buona serata a tutti. E grazie anche a Sandro Bocchio, giornalista di Tutto Sport. Grazie a voi dell'ospitalità. Bene, noi siamo ai saluti, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, la prima del 2017. Noi ci rivediamo martedì prossimo, il 24 gennaio, ma l'appuntamento è per domenica, ricordiamolo, alle 14.30 al Moccagatta contro la Lucchese. Ricordatevi che noi abbiamo i grigi nel cuore. Ciao a tutti, alla prossima. Nel cuore. In collaborazione con Gruppo Finextra by Gollo Serramenti. Riducendo i profili e aumentando la superficie vetrata del 22%, le nostre finestre danno più luce ai tuoi ambienti. Gollo Serramenti. Produzione e showroom a Silvano Dorba. serramentigollo.com